Buongiorno a tutti, signore e signori. E no, il buongiorno non è solo un saluto a tutti voi, ma anche il nome del calciatore che oggi andremo a scoprire, ovvero Alessandro Buongiorno, il difensore che il Napoli sta prelevando in questo momento dal Torino. Diciamo, ragazzi, che la trattativa è chiusa, no? Perché l'accordo sul cartellino è stato trovato, l'accordo sul contratto è stato trovato. Il calciatore ieri è andato al raduno del Torino, ha salutato i tifosi del Torino. Possiamo quindi dire con tranquillità che il giocatore nell'imminente diventerà un nuovo giocatore del Napoli e quindi lo andiamo un po' a studiare in questo video. Prima però di parlare del calciatore voglio un attimo soffermarmi su una cosa, ovvero sul saluto che c'è stato dei tifosi Granata a Buongiorno. Perché dico questo? Perché ieri è uscito un video sui social appunto di questi tifosi che stavano salutando Buongiorno e come sempre non si è, diciamo, persa l'occasione per dimostrare quanta certa gente è molto, diciamo, rivedibile. Ecco, uso questo termine perché non voglio andare oltre. Che è successo? Praticamente tra i tifosi del Torino, vabbè, c'era ovviamente un signore che secondo me rappresenta proprio il vero tifoso del Toro, cioè quel signore che diceva vai, vinci quello che devi vincere e poi torna qui a chiudere la carriera. Ecco, il tifoso, diciamo, che è consapevole del fatto che comunque parliamo di un calciatore, sì, che magari lì al Torino veniva visto come una bandiera, veniva visto come un giocatore che magari poteva restare lì a vita. Buongiorno comunque è un giocatore ambizioso e che in realtà doveva già partire l'anno scorso, se vi ricordate. Poi, diciamo che l'anno scorso è tutto rientrato. Mi dispiace dirlo per i tifosi del Toro, ma penso che sia la realtà. La società, quindi Cairo, è un proprietario che non ha ambizioni, che diciamo, è felice di sguazzare nella mediocrità. E quindi un giocatore come Buongiorno, vedo impossibile che un giocatore del genere possa restare a vita in una società che si accontenta, ecco, di vivacchiare in Serie A. Ecco, io questo penso. Poi posso capire tutti quei tifosi del Toro, appunto, che lo vedevano come la bandiera, come il giocatore che è nato e cresciuto nel vivaio del Torino, un ragazzo di Torino, perché lui è nato proprio a Torino. Posso capire, diciamo, la tristezza e la rabbia per vedersi partire un giocatore del genere, però quando poi questa rabbia, questa tristezza si trasforma in odio verso la squadra o comunque la città verso cui sta andando il calciatore, allora lì diventa un problema, perché purtroppo tra i tifosi del Toro ci sono stati quei soliti che hanno cominciato a insultare Napoli, hanno cominciato a insultare i tifosi del Napoli, dicevano guarda che lì altro che città sabauda, ti romperanno i coglioni. Poi c'è stato in mezzo un tifoso, probabilmente che era del Napoli, che diceva no, ma non ascoltarli, a Napoli sono sportivi, e subito dopo ha risposto un altro tifoso del Toro che diceva ma che stai a di sono una manica di rincoglioniti. Ecco, quindi diciamo che questo trasferimento al Napoli a qualcuno non è andato giù. Mi sarebbe tanto piaciuto vedere l'effetto se Buongiorno fosse andato tipo alla Juventus, ecco, una roba del genere. Ricordiamolo, sono quei 4-5 stupidi, sono 4, ne abbiamo 4-5 a Torino, 4-5 a Verona, 4-5 a Milano. Sono 4-5 stupidi che fanno gol al dia. Va benissimo. In tutto questo Buongiorno che ha provato, ecco, ha fatto la persona seria, il ragazzo serio qual è? Ha detto no, ma non è vero, non è così. Comunque ha cercato, ecco, di sotto un certo punto di vista anche di difendere, no, il luogo, comunque la squadra dove stava andando. E si è dimostrato molto più maturo di tutti quei tifosi che tra l'altro erano anche di un'età avanzata. E quindi niente, volevo fare questa parentesi perché quando ho visto quel video, il solito schifo che provo ormai da anni verso questa gente. Comunque, detto questo, passiamo subito alla ciccia e andiamo a vedere un po'
la situazione. Allora, io per l'occasione ho fatto una grafica, ditemi nei commenti se vi piace, così magari la proponiamo anche in futuro per i nuovi acquisti. Alessandro, buongiorno, andiamo a vedere un pochettino che giocatore è. Allora, iniziamo ovviamente dalle informazioni base. Parliamo di un calciatore classe 1999, quindi ha 25 anni, nato a Torino, e quindi per questo vi dico un tifoso del Toro che si vede partire, un ragazzo cresciuto nel Torino, torinese, fa male. Altezza 1,90 m, quindi bello, bello alto, nazionalità italiana, posizione difensore, piede preferito il sinistro e su Transfermarkt il suo valore di mercato è di 35 milioni. Per quanto riguarda le cifre dell'affare, Buongiorno praticamente è stato pagato, possiamo dire, 38 più 4, quindi complessivi 42, e questa cifra, ragazzi, rende Buongiorno il difensore più pagato nella storia del Napoli. Il giocatore che deteneva questo record in passato era Manolas, vi ricordate, no? Quando si diceva la coppia Koulibaly-Manolas, la più forte della Serie A. Giusto per completezza, in questa classifica dei difensori più pagati c'era anche un certo Maximovic. Ecco. E poi c'era anche un certo Kim, che qualcuno di voi si ricorderà. Dal punto di vista contrattuale, contratto di 5 anni, quindi fino a giugno 2029, ingaggio base 2 milioni e mezzo netti, ma che possono lievitare, quindi ci saranno bonus, clausole magari che innalzano il contratto base dopo, che so, una qualificazione in Champions, perché per esempio qua c'è scritto che possono lievitare, soprattutto se l'anno prossimo il Napoli dovesse tornare, penso, in Champions League. E poi la famosa clausola rescissoria, che alla fine è stata inserita, ma che sarà valida soltanto dopo 3 anni, quindi a partire dalla stagione 27-28, e questa clausola varrà 70 milioni. È curioso il fatto, ragazzi, che questa clausola, diciamo, si attivi proprio quando scade il contratto di Conte, perché il contratto di Conte vale per 3 anni, poi in futuro magari speriamo che possa essere esteso questo contratto, però a oggi questa clausola si attiva proprio all'addio di Conte. Andiamo avanti e vediamo un pochettino le caratteristiche del calciatore. Allora, questo che vedete l'ho trovato su arianapoli.it, che mi sembrava l'articolo che meglio riassumeva le caratteristiche del calciatore. Allora, come abbiamo detto prima, 1,91 m di altezza, struttura rocciosa, potenza ed elasticità, e veloce quanto basta, quindi dal punto di vista fisico un difensore assolutamente niente male. Dotato di un sinistro educatissimo, fortissimo nel gioco aereo e maestro nella rottura della linea difensiva finalizzata al gioco d'anticipo. Questa caratteristica, diciamo, che è molto importante e fondamentale nel gioco di Conte. Abile nell'impostazione e con un ottimo senso della posizione, la sua duttilità lo rende utilizzabile anche in un sistema di gioco in cui può fungere sia da centrale che da centrale sinistra. Infatti, in passato, specialmente lo scorso anno, quando c'era Skurs nel Torino che non era infortunato, Buongiorno giocava a braccetto di sinistra, quindi possiamo considerarlo sia un giocatore che può giocare sul centro-sinistra come braccetto, ma anche come centrale della difesa a 3, cosa che ha fatto nella stagione appena finita. Nelle ultime stagioni ha ulteriormente affinato la sua relazione con il gol, soprattutto in finalizzazione aerea su sviluppi da palla inattiva, quindi calci d'angolo, calci di punizione, mentre ulteriori progressi si sono palesati nella conduzione della palla in fase di impostazione del gioco. Quindi un braccetto che è comunque abile nell'impostazione, quindi diciamo che sotto questo aspetto potrebbe ricordare anche il braccetto di Inzaghi all'Inter, no? Non dico bastoni, però comunque come interpretazione del ruolo siamo lì, secondo me. L'ultima parte di questo discorso invece, secondo me, è importante perché ci fa capire un po' la personalità del ragazzo. È appassionato di lettura, con una predilezione per i testi di strategia e filosofia. Questo conferma il suo interesse per la tattica e la pianificazione, qualità che porta anche nel suo approccio allo sport. Inoltre, nel febbraio dello scorso anno ha conseguito una laurea triennale in economia aziendale presentando una tesi sul modello di marketing del Torino. Quindi, ragazzi, parlando un po' diciamo, dell'aspetto mentale, Buongiorno mi sembra proprio un calciatore comunque con la testa a posto, mi sembra proprio una personalità buona, una personalità positiva che non può far altro che migliorare lo spogliatoio. E poi comunque, ragazzi, parliamo
anche di un leader, perché comunque al Torino era il capitano lo scorso anno. Ho letto anche in giro, comunque c'erano tanti articoli che parlavano della leadership del calciatore, quindi questa cosa sicuramente è importante. Sotto questo aspetto si vede molto il calciatore che chiede Conte. Andiamo adesso a vedere un po' il rendimento. Questi sono sempre numeri presi da Transfermarkt, queste sono le competizioni che ha giocato Buongiorno nella sua carriera. Essendo comunque un giocatore nato nel Torino, ha fatto molte presenze nei campionati giovanili, infatti vedete la Viareggio Cup, la Primavera. A livello, diciamo, di competizioni di primo livello abbiamo soltanto la Serie A, 99 presenze, che non sono poche, con 4 gol, 5 assist, 24 cartellini gialli, 31 presenze in Serie B, tante presenze nelle competizioni giovanili, totale 224 presenze con 9 gol, 8 assist, 35 cartellini gialli e un cartellino rosso e all'incirca 18.000 minuti giocati finora. Per quanto riguarda il rapporto minuti giocati e cartellini gialli, andando a fare la divisione 7.300 diviso 24, praticamente abbiamo un cartellino giallo ogni 304 minuti, quindi all'incirca 3 partite e mezzo più o meno, che è comunque una media, secondo me, né troppo alta né troppo bassa. Come potete vedere, non ci sono presenze nelle coppe europee, però abbiamo tante presenze in nazionale. Buongiorno ha fatto tutta la trafila, partendo dall'Under 18 fino ad arrivare alla nazionale maggiore. Abbiamo praticamente una trentina di presenze all'incirca in nazionale, quindi sotto questo punto di vista dell'esperienza internazionale l'ha fatta. E a livello di squadre, comunque, lui ha giocato al Trapani e al Carpi in prestito, Under 17, Under 19 nel Torino, per poi diventare un giocatore della prima squadra. Qua abbiamo invece i dettagli dei gol, cioè in che modo ha segnato durante la carriera. Comunque, come avete potuto vedere prima, i gol, diciamo, sono pochi ed è anche normale perché è un difensore. Comunque, la maggior parte, come potete vedere, arrivano da colpi di testa, ne sono 5, quindi probabilmente questi sono gol arrivati magari sul calcio d'angolo o su una punizione offensiva. Abbiamo un gol di destro e 2 gol di sinistro. E questo qua contro il Lecce, me lo ricordo, era quello dell'anno scorso dove giocò da braccetto sinistro, me lo ricordo, in quella partita, e si staccò, andò in avanti e poi alla fine mi ricordo che l'azione concluse proprio con lui che dentro l'area di rigore va a buttare la palla dentro col sinistro. Abbiamo gol di sinistro e anche gol di destro, a dimostrazione comunque del fatto che lui sì è mancino, ma all'occorrenza usa anche il destro. Non è il classico mancino che usa solo il sinistro mentre il destro lo usa solo per camminare, ma all'occorrenza sa usare anche il destro. Per quanto riguarda la situazione infortuni, diciamo che comunque Buongiorno ha avuto qualche acciacco, specialmente la stagione che è appena conclusa, 23-24, ha saltato praticamente 15 partite, nella stagione 21-22 soltanto 2 partite, nella stagione 20-21 3 partite, nella 17-18 pure ha saltato 8 partite e nella 16-17 3 partite. Tra gli infortuni, diciamo, quello più grave è durato un mesetto, l'infortunio alla spalla nel 23-24 e anche nel 17-18 un mese fuori più o meno per un infortunio al gomito. Quindi diciamo che sotto il punto di vista degli infortuni qualche acciacco l'ho avuto. Per quanto riguarda invece il lato statistiche, allora vi ho messo in alto a sinistra delle statistiche relative a Buongiorno che ho preso da SofaScore. Piccolo PS, non ho fatto il confronto tra Buongiorno e i difensori del Napoli perché non ce n'è assolutamente bisogno. Buongiorno ha vinto in maniera netta sia contro Juan Jesus che contro Rachmani, ecco, quindi andiamo avanti. Praticamente Buongiorno nella stagione 23-24 è stato classificato 35esimo nella classifica dei migliori calciatori in Serie A tramite i dati di SofaScore. È stato considerato il 6° miglior giocatore per contrasti a partita vinti, 2,4. Lo scorso anno è stato il miglior calciatore per intercetti a partita, 2,4.
quinto miglior giocatore per salvataggi, 4,5, e poi è stato 41esimo per quanto riguarda la disciplina, 7 gialli lo scorso anno. A destra vedete la heat map, sempre presa da SofaScore, e la heat map, ragazzi, è abbastanza chiara, è la heat map di un difensore centrale nella difesa a 3, perché l'anno scorso con Juric ha fatto il centrale della difesa a 3, è stato spostato centrale specialmente dopo l'infortunio serio che ha avuto Skurs, che l'ha praticamente fatto fuori per tutta la stagione. L'anno scorso con Skurs al centro della difesa a 3, Buongiorno ha fatto il braccetto sinistro. Come potete vedere c'è molta zona di calore a ridosso del cerchio di centrocampo, quindi questo cosa vuol dire? Che lui appunto è bravo a spezzare la linea, è uno che comunque va a marcare alto i propri calciatori, ed essendo dotato poi di una certa velocità è capace anche di, diciamo, scappare all'indietro, quindi è anche abile e adatto in una difesa che gioca comunque alta. Vedete comunque anche nelle zone laterali qualche zona di calore oltre la metà campo sua, quindi a dimostrazione che ogni tanto si butta anche in avanti per dare manforte allo sviluppo della manovra, e poi ovviamente dentro l'area di rigore avversario quelli saranno ovviamente i calci d'angolo. Per quanto riguarda invece le statistiche percentili, queste sono prese sempre da FBref, e come potete notare ovviamente eccelle molto nelle statistiche difensive. Ragazzi, 99% in intercettazioni, questo cosa vuol dire? Allora, innanzitutto queste statistiche non sono relative solo alla Serie A, ma sono messe a confronto con i top 5 campionati europei più Champions League ed Europa League. Quindi nella statistica intercettazioni c'è stato soltanto un calciatore nei top 5 campionati europei più Champions Europa League che ha fatto meglio di Buongiorno. Cioè, ragazzi, Buongiorno è il secondo, diciamo, su un campione di 100 persone, Buongiorno è il secondo calciatore per intercettazioni in Europa, 2,46 a partita, e questo va a confermare appunto quello che abbiamo detto prima: è uno bravo a spezzare la linea, è uno bravo a marcare alto. Le intercettazioni sono segno anche di una buona lettura difensiva, bravo anche negli anticipi, tutte caratteristiche importanti in un difensore. 95% nei contrasti, quindi sempre considerando un campione di 100 persone, solo 5 hanno fatto meglio di lui in tutta Europa. Sui blocchi quasi niente, però secondo me questa statistica dipende un po' anche dal modo in cui la tua squadra fa la fase difensiva. Teniamo comunque presente di una cosa importante, ragazzi, queste statistiche diciamo che sono anche così alte perché comunque giocava nel Torino, e il Torino lo scorso anno è stata tra le migliori squadre, diciamo, per fase difensiva e per gol subiti in generale. Molto bene anche nei salvataggi, molto bene nei passaggi aerei vinti, quindi sulle palle alte, sui duelli aerei, bene. Valore molto alto nei gol non sul rigore, 0,11 a partita con un percentile di 88. Queste statistiche comunque tenete presente che sono riferite solo ai difensori centrali. Le azioni da tiro sono comunque mediamente alte, quindi questo conferma che lui comunque è un difensore che si stacca dalla posizione, diciamo, di difensore classico, e va a spingersi in avanti, e quindi ogni tanto crea anche quelle azioni da tiro che possono magari rivelarsi anche dei gol. Percentuale di completamento dei passaggi 85%, che comunque è una buona media. Passaggi progressivi fatti 0,50 a partita, quindi non è un giocatore che verticalizza, però nei passaggi progressivi ricevuti diciamo che sono abbastanza altini, quindi è uno che appunto, come abbiamo detto prima, si stacca, si butta davanti e quindi può ricevere delle verticalizzazioni. Comunque nel complesso le statistiche difensive sono molto molto positive, e anche in quelle offensive direi che sono abbastanza interessanti. Chiudiamo con la collocazione tattica. C'è poco da dire qui, ragazzi. Se consideriamo una difesa a 3, lo possiamo vedere sia centrale ma anche braccetto sinistro, perché quello ha fatto nel Torino. Nel caso invece di una difesa a 4, io penso difensore centrale di sinistra, perché lui è mancino, e secondo me in certi casi può fare anche il terzino sinistro, perché comunque in passato l'ha fatto, anche se in casi di estrema emergenza, però per le caratteristiche che ha, secondo me potrebbe farlo, diciamo, abbastanza agevolmente quel ruolo, però parliamo sempre di casi di emergenza,
Non parliamo della normalità. Chiudo dando una mia valutazione personale. Per me, ragazzi, Buongiorno è un bel colpo. Vai comunque a prendere uno dei migliori difensori per rendimento e per statistiche dello scorso anno. Continuo a pensare che il prezzo sia stato leggermente alto, però secondo me questa è una spesa che si rivelerà azzeccata e che secondo me produrrà dei bei frutti. È un giocatore che per caratteristiche sia tecniche che mentali è da Conte, cioè è un calciatore da Conte secondo me. Ti assicuri comunque un calciatore che ha ancora 25 anni, quindi può secondo me ancora migliorare. Ovviamente ragazzi viene a fare il titolarissimo, senza se e senza ma, quindi se non ha questi acciacchi fisici, se non ha qualche squalifica, penso che potremmo vederlo titolarissimo in tutte e 38 le partite. Con lui e con anche Rafa Marin, penso che adesso il reparto difensivo si sia bello che rafforzato. Ovviamente ragazzi, questa è una cosa che dico adesso, ma è scontata per tutti, cioè anche per i Rafa Marin, per gli Spinazzola. Lasciamolo, diciamo, lavorare, tra virgolette, cioè nel senso, sapete com'è il primo anno è sempre quello un po' più complicato, perché comunque vai in una nuova squadra, in un nuovo spogliatoio, ti devi ambientare, devi prendere coscienza comunque anche del posto e dell'ambiente nuovo in cui ti vai a inserire, allenatore diverso, quindi istruzioni diverse. Teniamo sempre conto di tutto questo. È un grande colpo, nient'altro da dire, è un grande colpo, sono convinto che darà i suoi frutti. Ecco, quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre comunque, forza Napoli!